Benvenuti a questo live dove andremo a parlare di pratiche commerciali scorrette GDPR. Era secondo noi importante cominciare anche a ragionare in maniera interdisciplinare tra dove il GDPR è una delle facce di un cubo di Rubik, l'altra quando trattiamo gestiamo i dati personali, ma un'altra faccia quando trattiamo gestiamo i dati personali, cioè c'è tutto un mondo dietro. Abbiamo un po' una pletora di attenzioni che quando seguiamo le aziende dobbiamo avere per quanto riguarda la gestione e la filiera dei dati. Partiamo da quel modello che ormai ha preso piede nell'economia, a livello della data economy, è il contesto nel senso che parliamo di un'economia fondata sul trattamento dei dati. Noi come consulenti della privacy dobbiamo sapere che nel caso in cui un'azienda tratti quindi dei dati personali per uso commerciale è tenuto ad informare il suo utente. Quindi le violazioni dei dati personali da parte di un'azienda possono costituire anche una pratica commerciale scorretta. E questo è un principio che noi dobbiamo tenere a mente.